Prova questa sfida di manifestazione del denaro di 7 giorni e vedrai risultati incredibili, la tua mente potente. Allora, se vogliamo, che nella nostra vita si manifesti denaro, che si manifesti abbondanza, che si manifesti benessere, dobbiamo imparare a fare delle cose, dobbiamo imparare ad agire nel modo giusto, dobbiamo imparare ad agire nel modo corretto. Questo non significa che dobbiamo fare cose particolari, ma dobbiamo lanciare una sfida, lanciare una sfida a noi stessi. Intanto, per prima cosa, affinché poi anche il denaro guadagnato che arriva possa resistere, dobbiamo imparare a diventare delle persone migliori. Quindi, la prima cosa che devi fare è essere grato o grata all'universo per quello che hai, perché le persone ingrate non ricevono assolutamente. Questo lo diceva anche Gesù: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto. Ma non si tratta di avere o di non avere in senso materiale, si tratta della percezione dell'avere o del non avere. Quindi è questo il significato. Non è che i ricchi diventano più ricchi, i poveri diventano più poveri. Ma le persone che sanno di avere una grande ricchezza interiore riceveranno anche ricchezza esteriore. Questo è un punto fondamentale. Quindi impara a entrare in uno stato di rilassamento, impara a essere grato. Proprio puoi farlo chiudendo gli occhi, mettendo la mano sul cuore, perché il cuore rappresenta il centro della nostra. Puoi mettere anche entrambe le mani, la mano sinistra sulla destra, la destra sulla sinistra. Dipende se vuoi privilegiare l'energia maschile o l'energia femminile, ma comunque nel chakra ci sono, nel cuore ci sono entrambe le energie. E con gli occhi chiusi, in modo solenne, puoi esprimere: io sono grato per ciò che ho. Grazie, grazie, grazie. Io sono grato per ciò che ho. Questo è il primo punto fondamentale: imparare ad esprimere gratitudine. Perché se tu non esprimi gratitudine, non riuscirai a fare nulla. Ovviamente quello che ti sto dicendo devi farlo per 7 giorni. Poi devi darti un'altra cosa fondamentale, perché qua non è che uno dice non faccio una mazza e mi capitano le cose. Questo accade neanche nelle favole, perché anche nelle favole il principe, diciamo, fa delle imprese. Quindi, una volta che ti sei sintonizzato, devi darti un obiettivo che sia reale, concreto, che ti possa portare benessere. Benessere può essere un'attività lavorativa, avere una promozione, avere un investimento, fare qualcosa che ti possa aumentare, migliorare, perché bisogna imparare ad andare per gradi, bisogna imparare ad ottenere sempre il meglio andando per gradi. Gradualmente si riescono a ottenere dei grandi risultati. Se andiamo gradualmente, otterremo veramente dei grandi risultati. Allora, quello che devi imparare a fare è quello di definire un obiettivo che ti può portare a questi risultati e poi chiudere gli occhi e visualizzare te stessa o te stesso come se hai già raggiunto questo risultato, se hai già raggiunto questo obiettivo. Ovviamente la visualizzazione deve essere una visualizzazione totale, deve essere una visualizzazione completa, non soltanto una visualizzazione che utilizza, diciamo così, dei parametri, come dire, visivi con l'occhio della mente, ma devi utilizzare proprio tutta la tua energia interiore. Quindi metterci l'emozione, chiudere gli occhi, visualizzarti che hai raggiunto questo risultato, provare l'emozione che proveresti ovviamente raggiungendo questo risultato, sentire quello che sentiresti proprio a livello di sensazione, di pelle. Percepire il tutto come se fosse veramente avvenuto in questo momento
utilizzare tutti i sensi, dicevo, non soltanto il senso della vista, cioè dell'immaginazione, ma anche come se sentissi il profumo, se sentissi l'odore, puoi sentire l'odore dei soldi, tra virgolette, di quello che è, insomma, come se sentissi le voci, chi si complimenterebbe con te, chi ti farebbe dei complimenti, chi magari invece potrebbe essere invidioso, insomma, devi ricreare quella situazione e deve essere una creazione, diciamo, oggettiva, cioè oggettiva nel senso il più oggettiva possibile, oggettiva per te, quindi potremmo dire, ma reale, reale, provare l'emozione e lasciare che questa emozione penetri dentro di te e ti faccia provare uno stato veramente di gioia, uno stato veramente di benessere di te che hai raggiunto questo obiettivo. Devi proprio sentirlo addosso, sentirlo sulla tua pelle. Questo è fondamentale. E poi, una volta che hai fatto questo, di nuovo, procedi al ringraziamento, anche qua in maniera solenne. Perché quando facciamo queste cose è importante la solennità, è anche importante ritagliarsi magari un ambito in cui tu fai questa cosa qua, magari metti dell'incenso, puoi accendere magari una candela profumata. Insomma, deve avvenire con solennità, ma questo avviene in tutte le pratiche, anche quando vai a Lourdes a chiedere la grazia, non è che vai lì nella grotta della Madonna e gli dici scusa, guarda, è tardi perché domani ho un appuntamento, devo andare, che ne so, a una comunione per dire, cerca di sbrigarti a farmi sta grazia perché ho fretta e me ne vado. No, non hai fretta, lo fai con solennità, vai lì, passi tutta la notte dentro la grotta, insomma, preghi, è tutta una serie. E quindi anche qua deve essere un qualcosa che avviene in modo solenne, che è in modo solenne. Quindi, una volta creato anche questo ambiente, ringrazia nuovamente, quindi chiudi, esprimi gratitudine. Sono grato per aver ottenuto quello che hai ottenuto, diciamo quello che è la visualizzazione, che se è la promozione, sono grato per aver ottenuto la promozione a capo ufficio, non lo so, per dire quello che ti sei dato o ti sei data come obiettivo. Ecco, una volta che hai fatto questo per 7 giorni di fila, devi dimenticartene e vedrai che non devi più pensarci. Tu l'hai fatto, devi conservare la fede e la fiducia e vedrai che non passerà tanto tempo che questa cosa si manifesterà, questa cosa accadrà. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok.